Ma devi venire con noi al Social TV, professore, posso chiamarti così? Insegna al Conservatorio di Torino, dove ho scoperto che c'è un corso di jazz che non è una novità, ma è, insomma, neanche più di tanto, un po' tutti i conservatori ora hanno questi corsi. A Torino c'è questo bellissimo team, tra l'altro, dove c'è un altro genovese che è Gianpaolo Casati, che insegna tromba, sì? Che è un caro amico e fantastico trombettista, poi Furio Di Castri al basso, che è il direttore dei corsi. E poi Stefano Bagnoli, Luigi Tessarollo, Emanuele Cisi. Com'è insegnare? Che effetto fa? Sia un po' sempre sul palco, in un altro modo, ma... Sì, diciamo che è bello insegnare perché comunque, dato che a me è stato insegnato, sulla pista, che non ho mai più fatto corsi o studi convenzionali, e quindi però forse è quello che ti dà quella cosa che magari lo studio accademico non ti dà, cioè il fatto di saper reagire è un po' come uno che diventa un ladro per strada, no? Che riesce a reagire agli stimoli più velocemente di altri, e quindi sto cercando di trasferire questa spontaneità, l'amore per la musica soprattutto, per se stessi, perché molte volte ci sono molti studenti che studiano per ottenere dei credits per poter insegnare. Allora non funziona così in realtà, cioè in realtà uno dovrebbe studiare per diventare un musicista, uno che poi si esibisce, uno che poi porta la sua musica in giro. Però diciamo che c'è un 70-30, così, cioè il 30% sono quelli che vogliono farcela e il 70% vogliono avere il posto in futuro, avere appunto il pezzo di carta, quindi sto cercando di combattere un po' questa cosa, però è divertente. Allora, alle mie spalle vediamo la pagina di Facebook, parliamo di, appunto, si commenta con noi chi vince Sanremo. Io ora qui però non vedo benissimo, Giovanni, invece tu riesci a leggermi meglio quello che dicono... Certo, Anna, assolutamente. Prego. Adesso che andiamo a vedere, intanto c'è Giuseppe che ci sta aspettando a Sanremo, quindi Bersani tutta la vita, dice Lorenzo. E appunto chi vincerà il festival di Sanremo, Bersani tutta la vita oppure non ce ne frega un accidente, ancora Sanremo, basta. Poi Emma e poi Sara dice Papaleo e poi Monica, spero tanto la Lisa, ma è praticamente impossibile. Invece Emanuele dice secondo me ha già vinto Belen, anzi la farfalla, a te. E come la farfalla continua di Belen continua a surriscaldare gli animi anche su Facebook, anche su Twitter, e noi torniamo allora da Giuseppe a Sanremo. Con chi sei Giuseppe? Ecco, vediamo. Bravi, perfetto. Noi torniamo subito perché c'è chi deve scappare in sala, non vogliamo fargli rubare il posto di lavoro, perché siamo con Federico Zappone al numero 72, il suo è un ruolo importante, fondamentale, perché è uno dei figuranti che prende il posto dei VIP che man mano si alzano dalle sedie. Si alzano per andare in bagno oppure semplicemente a fumare una sigaretta o prendersi una pausa. Quindi voi vedete lo spettacolo a pezzetti. Sì, no, noi in realtà siamo anche in sala, in piedi, quindi ci vediamo tutto lo spettacolo. Chi è il vostro datore di lavoro? La RAI. La RAI. Quanto vi paga per questo lavoro? Netti 25 euro a serata. A sera? Vabbè, scontate i soldi del biglietto, perché vedete il festival, stasera costa 600 euro il biglietto, voglio dire. Sì, quindi sì, infatti. 625 euro, ovviamente. Sì, quindi ce ne approfittiamo più che altro per vedere il festival, perché comunque sì, 25 euro, fanno comodo, però diciamo non lo facciamo come lavoro. Quanti siete? Una cinquantina a serata. Una cinquantina, e tu hai preso il posto di chi? Ho preso il posto un po' di tutti quelli, dei dirigenti Rai o di... Cioè la poltrona più importante, chi è che ha scaldato la poltrona più importante, insomma, che tu hai sostituito? Ma non lo so, magari a volte non guardo bene chi vado a sostituire, magari capita di quella di Mazzi o del direttore di Rai 1 Mazzi. Ecco, a proposito, la poltrona di Mazzi, di missionario, stasera chi la occupa? Non si sa, dicono che la prenderà la Rai, che sarà di nuovo una gestione interna alla Rai, al prossimo anno vedremo chi. Ah, quindi sei già le iscrizioni, quindi chi sarà il direttore artistico? Non lo so, adesso ha preso tutto Marano, la gestione, quindi penso torni alla Rai comunque. Già tutto è palpabile anche dalla sala. Ma sì, si nota un certo nervosismo, certo. Bravo, adesso deve andare, deve lavorare, noi intanto vi facciamo sentire che cosa ha detto Sanremo Promotion lanciando Area Sanremo, il concorso che in pratica permette ai giovani di partecipare al Festival di Sanremo. Poi più avanti magari vorremmo anche da qui dialogare con Dado Moroni, perché ci sono alcune cosine anche della sua carriera legate al Festival di Sanremo, una in particolare. Intanto sentiamo Giuffra.
edizione 2012 di Area Sanremo? L'edizione 2012 di Area Sanremo sarà nuova nel segno della tradizione, ovvero non scombussoleremo quello che è il nostro cuore della musica, ovvero la nostra mission, quella di formare e informare i ragazzi su ciò che è la musica e soprattutto presentarli belli pronti e carichi al palco del Teatro Ariston. Cosa cambia rispetto all'edizione precedente? E siamo allo studio varie ipotesi, la volontà è quella di far venire ancora più centrale la città di Sanremo e la promozione della città di Sanremo. Nei prossimi giorni, subito dopo il festival, ci metteremo a lavorare alacramente su quello che possa essere una modifica del format. Sicuramente non scopiazzeremo i format televisivi esistenti, ma cercheremo di dare una connotazione del tutto originale e particolare all'unico concorso, ricordiamolo, che permette di accedere al festival. Eros Ramazzotti, Laura Pausini, Andrea Bocelli sono solo tre esempi di tre giovani lanciati da Sanremo. Sì, tre grandi protagonisti della musica internazionale. Vuol dire che Sanremo, al di là della graduatoria, forma e fa sì che i ragazzi, quelli che all'epoca erano ragazzi, diventino star internazionali e comunque persone di sicuro successo. Ci auguriamo che quest'anno capiti la stessa cosa. Io ho sempre voglia, sono passati alla finale, sono molto bravi, sono prodotti da Cartasera Sanremo, ci auguriamo che funzionino. Chiara Civello, questo capitolo è entrata prepotentemente, subito tra i big, noi in Italia la conosciamo poco, lei invece è una tua collega in quanto jazzista, bravissima mi dicevi. Lei è fantastica quando canta jazz, poi insomma, vive in America, ha fatto anche dei dischi. Ci sono delle partecipazioni, Bart Baccarat che ha scritto addirittura per lei dei pezzi. Mentre in Italia ha scritto per Paola Turci. Lei ha fatto sì, però diciamo come jazzista è straordinaria. Purtroppo io dico sempre su Sanremo anche dei bravissimi artisti. Ecco perché un'artista affermata in un campo musicale come jazz decide di salire sul palco dell'Ariston con una canzone più commerciale, se vogliamo usare questo termine, anche se non appropriato. Ma può essere appunto gratificazione personale, dire ok, ce l'ho fatta qua, voglio provare a vedere cosa succede per portare la mia musica, magari può anche essere. È anche legittimo pensare che una persona che si mostra ad un pubblico più vasto, perché il jazz è un pochino più ridotto, però possa poi cercare di portare un pochino più di qualità anche nel mondo della musica commerciale, perché tipo farsi restare una parte dove comunque le canzoni sono piuttosto bruttine rispetto a quello che un artista produce in generale, perché devono essere facili, devono essere. Quindi parteciperesti? A Sanremo come cantante? Come pianista? Come pianista sì, però voglio fare la cosa mia, nel senso. Cosa faresti? Farei, non lo so cosa farei, però farei una cosa che, senti, mi voglio dare delle arie, voglio elevare la qualità, cioè vorrei cercare di far capire alle persone che la musica può essere migliore, può essere più alta. Non deve essere per forza urlata sempre, non deve essere per forza la classica canzone di Sanremo è quella che parte io t'ho vista questa sera e poi perché sei tu? E come dei pazzi, sempre uguale, parte no, basso. No, lo stile di Emma, vogliamo dirlo, che è quella che è portata sì, alla vittoria. Vabbè, peccato. Si aggiungono commenti, Giovanni, a proposito di Emma? Passiamo a un'altra piattaforma sì. Multimediale, che è quella di Twitter, perché oggi, bisogna ricordarlo, è una giornata importante per la musica genovese e di tutto il mondo, perché oggi sono 72 anni di Fabrizio De André, compleanno di Fabrizio De André e Twitter l'ha ricordata. Andiamo a vedere alcuni dei tweet più significativi. Il primo di Jerry Scotti, oggi, 72 anni fa, nasceva Fabrizio De André, le sue canzoni sono solo cose belle. Ancora, non è che i giovani d'oggi non abbiano valori, hanno sicuramente dei valori che noi non siamo ancora riusciti a capire bene. È una citazione di De André, delle edizioni Becco Giallo, in questo caso vale la pena ricordare. De André ancora non è stato mai di moda, e infatti la moda effimera per definizione passa e le canzoni di Fabrizio restano. È una frase di Nicola Piovani. E ancora per finire Beppe Severini che dice Faber, De André, oggi sarebbero 72 anni e Sanremo quest'anno sono 62. La Liguria è veramente capace di tutto. A te. Allora, compleanno di Faber, scomparso
Oggi purtroppo il funerale di un'altra grande della musica internazionale, Whitney Houston, che questo festival ha ricordato poco, in una sola occasione, quella dell'apertura. Ma omaggio non, a questa io non ho sentito l'apertura, l'hanno detto? Hanno fatto un omaggio in apertura, non sul palco, fuori dal palco, a Whitney Houston. Ecco, vedi anche le cose. Posso dire due cose veloci? Prego. Allora, a Sanremo ci sono i fiori più belli del mondo. E non li fanno mai vedere. Sul palco non ci sono, sembra lo stage di Star Trek. Va bene, è uno. Morandi e come si dice, Papaleo sembrano due personaggi di Star Trek anche ogni tanto, nel senso che l'inglese, siamo nel 2012, no? Lo parlo, no, festival visto in tutto il mondo, festival internazionale, no? Niente. Sempre col traduttore a fianco. Sempre col traduttore a fianco, sbagliare le parole, poi giocarci sopra, far finta. Lo stesso Celentano ha sbagliato il nome. Bon. No? Poi la sera degli ospiti, ieri sera era più pulito, la sera degli ospiti americani, se voi guardavate, verso, diciamo dopo la metà, c'era il palcoscenico sporco, c'erano rimaste delle cose sul palco. Mentre parlavamo, Randy si vedevano questi cartacce nere, cavi. Ma, cioè, questo. I microfoni hanno avuto un anno per prepararsi, continuano a non funzionare, si rompe la macchina, voglio dire, tutte queste. Io come spettatore sono deluso, cioè ho visto una cosa, dico che una cosa che se facesse una roba così, senza andare in America, solo in Svizzera, li licenzierebbero tutti. Celentano invece, che tra l'altro attesissimo questa sera per questa. Sta bene quello con i capelli più. Sì. Tra l'altro altro show, insomma, criticato, tra l'altro oggi proprio il direttore artistico Mazzi si è dimesso perché voleva che Mazza dicesse che è stato un grandissimo successo, che è un grandissimo personaggio, insomma di fatto però. Ma tu pensi che la Rai non sapesse che quello che lui diceva? No, io penso assolutamente che fosse tutto quanto previsto. Sentiamo Giuseppe se ha qualcosa da aggiungere in proposito, oppure se deve farti delle domande, perché prima appunto citava un connubio tra te e Sanremo. Giuseppe? Giuseppe, ti sentiamo. Un connubio tra lui e Sanremo nel 1979, per esempio Dado Moroni ha collaborato con Tullio De Piscopo, che viene ricordato per numerosi festival di Sanremo, ma che a New York, ad Harlem, lo chiamano The King of Rhythm, il re del ritmo, quindi è un grandissimo percussionista a livello mondiale. Quindi Dado, avete fatto un pensierino, sappiamo che Dado Moroni qualche volta è stato vicino al festival di Sanremo, è così? Il festival del jazz, quando c'era ancora il festival del jazz di Sanremo, nell'82, 83, 86... Adesso non mi ricordo, però ed era una bellissima cosa perché si riunivano, era un po' come il festival di oggi, però in chiave jazz, dove c'erano tutti i più grandi che si riunivano e poi si andava avanti fino alle 5 del mattino a suonare, quindi, e c'era Tullio, Franco Ceri, tutti i grandi del jazz italiano. Perché ricordiamo. Perché ricordiamo che il Festival di Sanremo è soltanto una parte del Festival della Musica, dedicato alla musica di Sanremo, perché come ha sottolineato Dado, Sanremo aveva un grande Festival del Jazz conosciuto a livello internazionale, forse il secondo dopo Montreux in Europa, adesso non voglio esagerare, ma c'è stato un periodo in cui il Festival del Jazz era davvero a livelli europei e mondiali. Poi il Festival del Blues, con Sanremo in Blues, che ha portato sempre grandissimi artisti del blues a Sanremo, quindi. E adesso poi il festival pop, il festival della canzone italiana che tutti conosciamo, e siamo qui apposta, guardate quanta gente, migliaia di persone fuori dall'Harrison, pochi fortunati che riescono a entrare, quelli che hanno il biglietto che stasera costa 600 euro e al Bagarino anche molto di più, e adesso per la gioia di Dado Moroni sentiamo la canzone di Emma, uno stralcio. Giurato fede mentre diventavo padre, due guerre senza garanzie di ritornare, solo medaglie per l'onore. E se qualcuno sente queste semplici parole, parlo per tutte quelle povere persone che ancora credono nel bene. No!
categoria urlatrici di cui si faceva accenno prima, velocemente che la mia pubblicità. Non ce l'ho con Emma, però vuol dire. Una categoria. È la categoria di basta, gli urli, sentiamo un po' di musica. A tra poco, magari riusciamo a sentirla.